Siamo qui con Berardi, numero 4 dell'Alba Roma. 2-1 per voi, un commento su questa partita? Partita molto difficile. Ultimamente stiamo affrontando comunque delle squadre attrezzate. Stiamo facendo un po' di fatica, devo ammetterlo, però i risultati si stanno premiando. Al di là della scorsa partita, che comunque c'è stato un passo falso, però anche le grandi sbagliano e ci sta. Siete andati sotto, poi avete recuperato, doppietta del vostro numero 9. E quanto è importante, secondo te, la reazione avuta dall'Alba Roma in questa partita? Ultimamente stiamo reagendo bene, ripeto, a parte l'ultima partita contro... non ricordo l'ultima partita che abbiamo perso qui in casa, però per il resto abbiamo sempre avuto delle grandi reazioni e questo ci contraddistingue. Siamo una grande squadra, un grande carattere, andiamo avanti così e ci prendiamo questi 3 punti. Un occhio al campionato, secondo te è una corsa a 2 solo col George Best Team verso la vittoria? No, ci sono anche altre squadre, c'è la Roma Calcio 8, c'è la Pisana che è una grande squadra, la stessa GSA, adesso oggi non so cosa ha fatto, però ci sono 4-5 squadre che possono tranquillamente lottare per il vertice. L'ultima e ti salutiamo, dove pensi che l'Alba Roma possa migliorare per poter poi ambire al primo posto in questo campionato? Ma sicuramente un po' più di reattività, un po' più di lucidità. Ripeto, la piccola flessione c'è, è sotto gli occhi di tutti, però se riusciamo comunque a portare a casa i 3 punti, nonostante queste difficoltà, noi lunedì dopo lunedì sicuramente arriveremo fino in fondo, ne sono convinto. Ringraziamo Berardi per essere stato con noi. Grazie a voi.